La bellezza, il fascino, le suggestioni, l'arte del Lago Maggiore. Siamo a Verbania in piazza Garibaldi per la penultima tappa del Giro d'Italia. Oggi ci saranno 164 chilometri da percorrere per i corridori fino all'Alpe Motta ed è molto probabilmente il momento decisivo, quindi una giornatona da seguire tutti insieme con il fiato sospeso da adesso fino a questa sera. Buongiorno, benvenuti a Villaggio di Partenza da Tommaso Mecarozzi e... da Gigi Sgarbozza, buongiorno a tutti. Bravo Gigi, saluta, fai ciao con la manina, sei carico perché oggi è una tappa delicatissima. Oggi è la tappa decisiva, molto più dura della tappa di ieri, vedremo un grandissimo spettacolo. La nostra cartolina di Paolino Boselli ci ha mostrato alcuni degli scorci più belli del Lago Maggiore, abbiamo intravisto anche le isole Borromee, ma non è finita qui perché con i nostri aquilotti, in particolare con Ettore Giovannelli, andiamo alla scoperta anche di tanto altro. E quindi cominciamo da lui. Buongiorno Ettore, ben ritrovato. Dove sei finito oggi? Voli alto, voli basso, voli sulle acque del lago, che cosa fai? Oggi sono a pelo d'acqua, sono su un pontile qui a pochi passi dal villaggio di partenza. Alle mie spalle è proprio una delle isole Borromee, da qui si parte per meravigliose escursioni. Verbania sorge su un promontorio a forma di triangolo, è un comune sparso, tante frazioni interessanti da 190 metri fino a 700 con dei colli, delle montagne boscose, ma anche con un nucleo storico medievale con tante dimore nobiliari, con portali e con tante situazioni particolari da andare a scoprire, e noi lo faremo in questa ora del villaggio di partenza. A te.